sono Ghisu, sono di Serie Protagon Undertale. Ok, l'ultima volta siamo diventati amici di Undyne e abbiamo fatto fare qualcosa ad Alphys, sono sempre io. Mi hanno fatto fare l'appuntamento tra Undyne e Alphys e tante altre cose belle. Di qua c'è... Ah, è largo solo un paio di piedi qua, dice, perché... Ma questo è un ascensore. È una nota da Alphys. Leggila, leggila, ok. È difficile leggere perché... Per come è scritta, ma hai trovato il tuo meglio. Ehi, grazie per il tuo aiuto. Ragazzi, il vostro supporto significa davvero molto per me. Ma, per quanto difficile da dire, non... voi solo ragazzi non potete far magicamente andare a sparire i miei problemi. Voglio essere una persona migliore, non voglio essere più spaventata. E per... fare in modo che ciò succeda, devo essere in grado di affrontare i miei errori. Ciò cosa che intendo fare giusto da adesso in poi. Voglio essere chiaro, questo non è un problema di nessun altro se non mio, ma se non mi sentirete parlare più di me, voi conoscete la verità. Entrate questa porta entrate alla porta a nord di questa nota. Saprete tutti cosa ho fatto. È tutto ciò che ha letto. Ok, penso che dobbiamo andare a parlare da Alphys. Parlare con Alphys, almeno dobbiamo andare in laboratorio. Cosa? Attenzione, attenzione! Ah, l'ascensore perde potenza. Stabilità persa. Cose interessanti. No, ok. Dove siamo? Entrando nella stanza numero 1. E temo di fare ciò che il re mi ha chiesto di fare. Liberare il potere di liberarci tutti. Liberare il potere delle anime. Entrando nella stanza numero 2, la barriera è bloccata dal potere delle anime. Sfortunatamente questo potere non può essere ricreato artificialmente. Il potere delle anime può solo derivare da ciò che era una volta vivente. Quindi per crearne di più abbiamo bisogno di usare... possiamo solo usare quello che abbiamo per adesso. Le anime dei mostri. Entrando nella stanza numero 3. Ma estrarre un'anima da un mostro richiederebbe un'incredibile potenza. Inoltre, pur essendo praticabile, distruggerebbe immediatamente l'anima dell'ospite. E, a differenza delle anime umane, l'anima dei mostri scompare immediatamente dopo la morte. Se solo potessi far durare un'anima di un mostro. Entrare nella stanza numero 5. Ce l'ho fatta. Usando i fogli da lavoro ho estratto dall'anima umana. Penso che questo sia ciò che dia alle anime la persistenza per esistere dopo la morte. Il modo per continuare a vivere e per cambiare fatto. Chiameremo questo potere determinazione. Ok, quindi è quello che ho io. Io ho la determinazione. Musica quanto importante. Salviamo. Compro delle patatine. Ok. Vabbè, ho preso delle patatine, quello è l'importante. Proviamo ad andare a sinistra. Ok, la strada giusta. Entriamo nella stanza numero 6. Asgore ha chiesto a tutti della città. Ha chiesto a tutti di fuori dalla città per mostri che sono caduti. Loro corpi arrivano oggi. Sono in stato comatoso e presto
diventeranno tutti, si trasformano tutti in polvere. Ma cosa succede se iniettano della determinazione dentro di loro? E queste anime persistono dopo che muoiono, allora liberarle potrebbe. Ah, la libertà potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Interessante. Quindi sono molto progrediti i mostri. Allora, entrando numero 9, non so perché siamo passati dalla 6 alla 9. Le cose non stanno andando per bene. Nessuno dei corpi che ho trasformato in polvere. Ah, nessuno dei corpi si è trasformato in polvere, so. Così non posso ottenere le anime. Ho detto alle famiglie che gli avrei riconsegnato la polvere per i funerali. Le persone stanno iniziando a chiedermi cosa sta succedendo, cosa dovrei fare. C'è una specie di interruttore, è colorato di rosso, c'è uno slot di rosso colorato in centro. C'è una nota, non puoi capirla. Risucchiare, caduto. Ok. Quindi questa stanza è completamente chiusa, a parte una cosa rossa. Ok, mi sono perso però dei pezzi, nel senso che qua abbiamo il 6 e ho letto il 9 io. Dove è finito il 7? Questo è quello che mi chiedo. Probabilmente di qui. Leggiamo questa. C'è una nota, non puoi capirlo tutto. Ascensore per di potenza, entrare alla porta centrale. È tutto ciò che puoi leggere. Generatore. Stanza del generatore. Questa non si apre. Sono confuso allora. Sono dei letti. Ah, tavolo operatorio, appiccicoso. Meno che non posso andare avanti, io dico. No, infatti. Ah, l'hai acceso. Oh. Check item cell stat. Nessun dato. Ho voglia. Ma nessuno. È inquietantissimo. Il tuo inventario era pieno. Cosa sono? Cosa siete? C'è. Ho tirato fuori il telefono, posso sentire la voce. Vieni a divertirti. Vieni. E divertiti. Memory head. Memory head. Loremir. Became one of John the Fan. Diventa uno di noi. Porca miseria. Ma nessuno è arrivato. Ah, non l'ho letto, scusate. Rifiuta. Ti ho detto che rifiuto.
Ok. Hai vinto, ho ottenuto 0 più 0. C'è una chiave rossa. L'hai presa, ok. Ok, la chiave rossa si può... Ok, entra perfettamente nell'incamminatura. Ah, l'interruttore rosso è stato acceso. Cosa sta succedendo, ragazzi? Questo sembra un Rainbow Six. E qui mi chiedo dove sono finite le altre note, perché mi mancano la 7 e la 8 in teoria. Ecco, si è illuminato un pezzo. Ok. Questo diceva semplicemente... Ok, abbiamo aperto la porta questa qua. Ok. Perché? Stanza numero 12. Ok, niente è accaduto. Non so cosa fare. Provo semplicemente solo a iniettare... Continuo semplicemente a iniettare tutto con la determinazione. Vorrei solo che tutto ciò funzionasse. Ok, stanza numero 13. Uno dei corpi ha aperto gli occhi. Ok. E che è successo poi? È una ciotola... Entrare nella stanza numero 14, tutti sono caduti. Ah, tutti quelli che sono caduti si sono svegliati. Stanno camminando intorno e parlando come se niente, non ci fosse niente svegliato. Pensavo che fossero spariti. Sono un paio. C'è un letto qui. Ti sdrai? Perché no? Cioè, intendo dire cosa può andare male in un... Porca miseria. Non mi muovo. Scordatevelo. No, scherzavo. No. Ma veramente? Devo stare qua a me. Sei pazzo. Toby Fox, ti odio. Che cosa è successo ad Undertale? Guardate. Non ha senso sta cosa. Vabbè, che vi devo dire? No! Non ci credo. Geniale. 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 E stavo dicendo che anche questo letto... C'è qualcosa sotto le coperte, sì. Oh, è una chiave gialla. Sapevo che ci fosse qualcosa, era l'unico... diverso. Entrare alla stanza numero 15, sembra che queste ricerche siano un fallimento, siano una strada chiusa. Ma alla fine abbiamo un finale felice, no? Non è così? Ho mandato le anime a... va bene, indietro ad Asgore. E ho chiamato i familiari, ho detto le famiglie e ho detto che erano vivi. E che saranno rimandati a casa domani. Entrare nella stanza numero 16. No! Che è successo con la mamma? Cos'è successo? Non erano mica tutti vivi. Ovviamente. C'era una chiave verde.
Ok, chiave gialla. Ci sono delle note per terra, non puoi capire tutto. Sotto le coperte. Sì, questa l'abbiamo capita. Stanza numero 4, what? Ho cercato gli umani per vedere se potessi trovare delle informazioni riguardo le loro anime. Mi sono finito ficcanesando per il castello. Ho trovato questi vecchi nastri. Non sembra che Asgore li guardasse e non so. Ah, non dovrei guardare neanch'io. Ci sono dei nastri. Nastro numero 1. Psst. Gori, svegliati. Che cosa c'è? Caro? E perché hai quel videocamera? Shh. Voglio catturare la tua reazione. Gori, caro. Qual è la mia verdura preferita? Carote, giusto? No, 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 no. La mia verdura preferita è? Edamame? Penso sia una battuta orribile. Capito? C'è la mamma comunque dentro, quindi va bene. Torna a dormire, caro. No, no, non ancora. Adesso? Se io fossi un cane. Che razza di cane potrei essere? Non lo so. Che genere di cane razza potresti essere? Sarei un mesio. Sei lieto di avere questo bambino? Sai che se continuerai a fare giochi di scherzi di questo tipo, un giorno potresti essere una famosa posto qui. Va bene, ok. Beh. Andrò a dormire. Andiamo, Tori? È divertente, lo so. Ti sto sorprendendo in giro. Buonanotte, caro. Ah, forse era troppo buio qui per farvi uscire il video. Ok, quindi. C'era una storia tra Tori e Asgore? Però c'era quella di Asgore. Ok, Simon, sei pronto? Fai la tua faccia inquietante. Ah! aspetta. Avevo la. Ah, ok, avevo il tappo sopra. Cosa? Non lo rifarai ancora? Andiamo! Smettila di prendermi in giro. Simon? Perché Simon? Non ha senso questa cosa. Audi, Simon. Sorridi per sorridi per la videocamera. Ah, questa volta gliel'ho fatta. Ho lasciato il. Ah, ok, ho lasciato il tappo, no, quello di videocamere vecchie. Di proposito! Adesso stai sorridendo per nessuna ragione! Cosa? Oh sì, mi sono ricordato. Quando abbiamo provato a fare la torta per papà, giusto? La ricetta diceva per dei cucchiai di burro, ma abbiamo messo butter cups invece. Sì, quei siri l'hanno fatto diventare veramente malato. Mi sono sentito così male. Abbiamo reso la mamma davvero arrabbiata. Dovevo andare a parlare con questi, eh? Spegni la videocamera? Ok. No, perché spegni la videocamera? Non mi piace questa idea, Simon. Cosa? No, non voglio. Ok, i bambini grandi non piangono, sì. Hai ragione. No. Non libererei mai di te, Simon. Mai. Sì, saremo forti. Libereremo tutti. Vado a prendere i fiori. Allora, ricapitoliamo un attimo. Io? Cioè, il mio personaggio Simon, non so per quale ragione, sta interagendo con un personaggio che non conoscono e di cui non riconosco la voce, perché se le prime erano Vittoria e Asuo, questa non la riconosco. E stiamo abbiamo in mente qualcosa con dei fiori che hanno fatto stare veramente male Asgore. Questo è Tori.
Simon, puoi sentirmi? Vogliamo che tu ti svegli. Simon, devi stare determinato. Non puoi arrenderti. Sei il futuro di umani e mostri. Simon, per favore, svegliati. Non mi piace più, non mi piace più questo piano. Io. No. Ho detto che non avrei mai dubitato di te. Sei, giusto? Dobbiamo ottenere solo sei. E lo faremo insieme. Sei anime? Cioè, un'apparente persona che. Ok, ascoltate il mio ragionamento. Un'apparente persona che sembrerebbe essere in qualche modo avere una parentela con Tori e le Asgore, visto che hanno parlato di un figlio, probabilmente è il figlio appunto di questi qua. Vuole prendere insieme del sei anime umane, però noi sappiamo che per attraversare la barriera servono sia un'anima umana che l'anima di un mostro. Per cui i fiori servono per farmi star male, farmi morire, in modo che questa suddetta persona riesca a attraversare la barriera. Se non erro, ragazzi. Se non erro davvero. E cos'è questo terribile macchinario, poi? E c'è un punto di salvataggio. Che sorride. Non era un punto di salvataggio. C'ha dei limoni. Sono inquietanti questi cosi. Chiama. Ha chiamato per un momento, ma nessuno è arrivato. Benvenuto al mio speciale inferno. Stai scherzando? Ma nessuno ha sentito? Cry. Stai qui con me. Non è vero. Ma nessuno arrivò. Anag. Tutto ciò che quelli dicono. Oh mio Dio! Perfetto. Nessuno è accaduto? Niente è accaduto? Flex! Vabbè, cos'è? Non puoi ancora arrenderti. Simon, non perdere la tua determinazione.